schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, un video che volevo fare e che sinceramente ultimamente mi sta un po' girando il cazzo riguardo GTA, riguardo i glitch, riguardo un po' tutto, ragazzi. Allora, a che cosa è dovuto questo video? Questo video è dovuto a persone che comunque mi hanno commentato: perché non dai credito a Tizio e Caio del video, sei un pagliaccio, pure su Facebook mi hanno scritto. Vabbè, ma ognuno è libero di scrivere ciò che vuole, ognuno può scrivere quello che cazzo gli pare, però deve pure accettare le risposte. Allora, io in questo video non voglio prendere di petto nessuno youtuber, non me ne frega un cazzo di sta litiga con altri youtuber, non stiamo a fare una guerra tra rapper. Però voglio dire un po' di cosine, ragazzi, un paio di cosine. Allora, i glitch innanzitutto. I glitch di GTA, ragazzi, da dove provengono? Provengono da una community che adesso vi metterò uno screen. In questa community, ragazzi, sono pubblicati tutti i glitch di GTA. Questa community è accessibile a tutti, non è una community privata come tanti hanno lasciato intendere, personcine di poco conto che hanno detto io ho la mia community segreta e cazzate varie. Insomma, non esistono community segrete, ragazzi, non esiste un cazzo. C'è questa community che è alla portata di tutti, ci potrete andare anche voi, vi lascerò il link in descrizione e potrete verificare tutto ciò che dico e i glitch. Allora, parto col presupposto che quando uno porta un after patch e poi scrive esclusivo sul suo video, quel glitch non è esclusivo, ragazzi, non è esclusivo, perché il fondatore di quel glitch non è questa persona che ha portato l'after patch. Un after patch non fa del glitch una tua esclusività, quindi non puoi scrivere esclusivo, non puoi dire l'ho scoperto io, non puoi dire ste cazzate. Questa è la pagina di Seven Sins, ragazzi, dove potrete trovare tutto quello che cercate. Io vi faccio scorrere, io ce l'ho qui salvata perché ci vado spesso, però comunque sia andate e vedete, perché vi lascerò il link in descrizione. Comunque, tornando a noi, quando uno prende e scrive esclusivo, significa che il glitch è esclusivo e che lo hai creato tu da zero, da zero. Quindi, coglionazzi, se scrivete esclusivo, italiani, spagnoli, francesi e cazzi e mazzi, solo perché avete trovato un after patch, e tanti coglioni mi vengono a commentare: ah, ma quel glitch l'ha scoperto quello. No, siete una manica dei coglioni, pure voi che mi commentate siete una manica dei coglioni, perché il glitch non l'ha scoperto quello. Se non le sapete le cose, non parlate, perché i glitch partono dal forum. Poi, allora, se c'è un glitch e io inizialmente sto glitch funzionava, poi viene patchato e magari io trovo un after patch e ci sono tot passaggi, in quel caso il 30% delle idee di quel glitch sarà mio, ma il restante rimarrà del fondatore del glitch. Quindi non scriviamo esclusivo, ragazzi, sui video, non scrivete esclusivo. Esclusivo non c'è un cazzo, almeno che non lo scoprite voi, anche perché invogliate tutti sti bimbetti minchia a scrivere in giro su YouTube: ah, tu copi. Io non copio a nessuno, perché io mi arrivo a prendere sul forum i glitch, e se sul forum c'è quel tutorial in inglese e lo leggo io e lo leggono altre 500.000 persone e ovviamente seguono al passo quel tutorial, perché quel tutorial va fatto così, automaticamente potrebbe sembrare una copia, ma abbiamo seguito gli stessi passi. Quindi non mi venite a dire tu copi Tizio e Caio, tu copi Caio e Sempronio, perché voi che scrivete ste cazzate siete imbecilli, siete una manica da imbecilli che non capite un cazzo. Venite dalla montagna del sapone, che ha la saponetta sotto al culo, e pretendete pure di parlare. Mortacci vostri, state vessiti.
Ve dovete da sta zitti. Ma no, perché io me incazzo, a me me ne frega un cazzo, ma potete scrivere quello che vi pare, pure sotto i commenti di questo video, scrivete quello che cazzo vi pare, perché tanto imbecilli siete, imbecilli rimanete, questo è il problema vostro, l'imbecillità, l'ignoranza e l'imbecillità. Perché? Perché credete a uno youtuber che sia spagnolo, che sia francese, che sia portoghese, vi scrive esclusivo? Assolutamente no, non è così, ragazzi. Il discorso è solo quello, il discorso sta qui. Questo forum, ragazzi, tutti gli youtuber e tutte le persone comuni possono andare a accedere in questo forum e possono comunque visitare e vedere ciò che dice, ciò che pubblicano. Allora, quelli che pubblicano in questo forum e che comunque sono i reali fondatori, allora lì gli si può dar credito o meno, indipendentemente da quello che uno voglia fare. Se io, per dire, in un video devo dire sto video l'ha fatto tutto facile Franz, se me va lo dico, se non me va non lo dico. C'è sta la popolazione mondiale che non dice un cazzo, perché io proprio Maxi Milk devo sta di che il glitch l'ha fatto Tizio e Caio e Sempronio. A me non me ne frega un cazzo, cioè io lo porto, se me va di dirlo lo dico, se voglio dar credito a uno perché ha fatto un bel video, come è successo nei giorni scorsi che io ho pubblicato il video di uno e gli voglio dar credito perché ha fatto un lavorone nel video, allora glielo do il credito, per carità di Dio, ma lo deve meritare il credito. Non dico che tanti youtuber non meritano il credito, però non capisco perché solo io gli devo dar credito. Comunque sia, ragazzi, questo è quello che volevo dirti. Detto questo, piantiamola, finiamola qui, perché mi avete rotti i coglioni con tutti i messaggini del cazzo e stronzate varie. Non fate le pecore, usate la testa. Un saluto a tutti e al prossimo video. No mercy.